Ehi ragazzi, abbiamo deciso di partire questa mattina. Devo giusto preparare un attimo la valigia, mettere qualche vestito pulito e poi si parte. Sei pronto? Ancora si deve preparare Riccardo. Non mi dire che Riccardo sta dormendo perché non ci credo. Qua dietro cosa stiamo facendo? Leggo un pochino i libri di cucina. Non l'avrei mai detto, guarda. Appena ti senti stanco dimmelo, che ti do il cambio. Non ti preoccupare, non esitare. Piccola sosta in autogrill, mangiamo qualcosa, ci sgranchiamo un attimo le gambe. E poi ripartiamo. Come mai te stai mangiando un panino con la cotoletta? Tacchino. Cosa? E non l'ho fatta ieri notte. Non preoccupare che ancora è presto. Sì, però io non c'ho il panino con la cotoletta, tu sì. Non te lo so fare. Che c'è qua da mangiare? Siamo arrivati a Roma nell'albergo. Entriamo, mettiamo via le cose. Che stanza è? Numero? 201, stai zitto. 204. Primo colpo. Riccardo è stato chiuso fuori. Ciao Riccardo. Vabbè, io vado, eh. Ci vediamo domani. Mi vado a fare una doccetta adesso, prima di andare a cena. Riccardo, ti sei lavato? Io. Le scottature hanno prodotto i suoi effetti, guardate qua. Mi sta venendo via tutta la pelle. Davanti. Dietro. Potrebbero essere dei nuovi tatuaggi alternativi per l'estate. Buon appetito ragazzi, se state cenando, pranzando in questo momento, facendo colazione, buon appetito, noi ceniamo. Ci siamo presi una buona matriciana. Buona da te. Te cosa hai preso? Cacio e pepe. Cacio e pepe. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato abbastanza bene. Sono rimasto un po' leggerino, però va bene così. Ti metti sotto quando entra uno scherzettino. Vai, vai sotto, sotto. Ti faccio finire nel bagno. Devi rialzare. Bene ragazzi, per oggi è tutto, domani si riparte, destinazione Calabria. Direi quindi che per oggi il vlog finisce qua, ci vediamo ancora qui. Quando? Ci vediamo ancora qui? Domani. Domani. La luce rossa serve per la pesca, no? E la caccia. Adesso mettiamo quella costante. Cioè quella automatica.